E con il gesto dell'inserimento disco che mi appresto, credo, a concludere la saga di Alien vs Predator 2. In basso trovate tutti i gameplay che ho fatto di questo gioco, non solo dell'espansione Primal Hunt, ma anche del gioco base, che vi ricordo, ragazzi, potete trovare in questo insieme, in questa fantastica Gold Edition. Ecco, questo è il lato giusto. Questa fantastica Gold Edition per chi appunto vuole anche collezionarlo. Vi ricordo anche che in basso ci sono, vedete, è partito il disco, ci sono i miei social, ma trovate in, soprattutto importantissimo, il video numero uno di tutto il gameplay. Andate a vedere lì se volete capire come far funzionare questo gioco, se avete fortuna, perché so che è, diciamo, un po' a culo, far funzionare questo gioco. Io sono stato fortunato nel caso di Primal Hunt, addirittura ho dovuto per forza di cose ricorrere al disco. So che esistono un sacco di patch, so che ci sono le cose, però io ho cercato anche di mantenerne la sua originaria natura, grezza e ignorante da appunto sparatutto di quei tempi lì, insomma. Basta, ho detto troppe cose, è ora di giocare. Tra l'altro, per la prima volta finalmente giocherò, toccheremo con mano il predalieno. Non vedo l'ora di vedere cosa accade. Metto sempre facile perché, raga, ho giocato a normale con il corporativo e ha rotto le palle in una maniera assurda sto gioco, quindi soft. 500 anni prima dell'incidente, di nuovo. Ma questa non era la cosa già all'inizio di Predator? Che l'avete ucciso? Mi serviva questo. No, dai, mi hanno ucciso.
Abbiamo capito che questo deve morire. Ma perché non gli salta in faccia? Ne passano due lì, ok. Il primo lo faccio andare, l'altro provo a prenderlo, vediamo. Ma perché missione fallita? Perché missione fallita? Che missione fallita mi ha dato prima che l'ho preso a quello? Ma perché missione fallita? Scusatemi, ma perché?
mi ha messo un bel nuovo cazzo però, eh. Cioè, io ho messo facile, voglio dire, cioè... Thank you.
Ah, adesso devo beccare quello là. Ecco perché perdo i sensi. Cosa? Sergente, mi riceve? Continua, Carter. Sembra che abbia trovato la fonte di quella trasmissione non autorizzata. E allora? Chi era? Forse è meglio dire cosa era, signore. Non era certo umano, ma adesso è morto. Pare che abbia il torace sfondato e che stia tenendo una specie di oggetto. Dannazione, non toccare niente! Invierò una squadra di disinfestazione. Proverò a mettermi in contatto con Rykov. Tu ritorna qui appena possibile. Non sappiamo se ce ne sono altre in giro. D'accordo. No. Non ho capito, ma a chi se non si mangia?
Forse devo trovare un tipo un laboratorio dove c'hanno animali sperimentali. Sia stato un cane. Tutta la vita, devo evitare questo. Ah!
qualcosa da queste parti. Forza! Madò, sto impazzendo. Porca puttana, ciao allenato! Siamo stati modelli da StarCraft. Che siamo modelli da StarCraft? No, Cesueli, il work bastard! Poi lo devo lasciare stare questo perché sennò mi spampina tutto. Vabbè. Ma che sangue sceso. Spero sia stato un cane. Buon appetito. I Zerg, non ho idea di cosa tu sia. Purtroppo StarCraft non l'ho mai toccato. Ciao Anto, buonasera. Sono i miei amici. I miei amici grandi.
Almi! Luen! Sono Winter! C'è qualcuno? Sì, ci sono io. Dannazione! Squadra Beta qui Gamma, passo! Qui Beta, continua. Abbiamo subito gravi perdite! Mi sono rintanato nell'obitorio, ma i muri stanno crollando! Richiedo rinforzi, passo! Roger, siamo proprio sotto di te. Beta a 60 secondi. Merda! Fatecela in 30 e forse respirerò ancora! Stiamo arrivando. Avrei dovuto ascoltare mia madre e diventare un programmatore! Oh, merda! Vorrei mangiarmi la testa di qualcuno per vedere come fa. Beh, il predare è uguale al preso, all'alieno, solo che è un po' più grosso. Devo forse togliere di mezzo quella pentola. Eh sì, cazzo, è un messo di difficoltà facile e sta diventando super difficile sto gioco. Gnam. Gnam.
tutto condotti sto gameplay. Bersaglio in vista. Abbiamo bisogno della squadra di fuoco del laboratorio biologico 2. Ricevuto, stiamo arrivando. Ci ritiriamo nel laboratorio biologico 2. La squadra di Richter ha messo l'artefatto. Bersaglio qui dove sono nato. Ma qua uno comunque che gli può dar fastidio alla vista, non si vede bene in sta parte del gioco. Scappa, trova l'artefatto e ritorna all'alveare. Ok. Ancora sta artefatto devo trovare. Ma la coda è inutile di sto benedetto cazzo di Predalien. Inizio combattimento. Dopo cena no, non stream, finisco Predalien e poi vado a cenare e basta.
aperto qui. Dannazione, Richter! Il pod sta per crollare! D'accordo, usciamo da questo maledetto posto. Chekov, mi ricevi? Chekov! Vai avanti! Non riesco a rilevare Rykov, ci sono delle interferenze qui. Mi sento a malapena! Di a Rykov che abbiamo l'artefatto. Oh no, non ancora! E stanno arrivando in fretta. Esploderanno fra pochi secondi. Merda. Tutti fuori, non perdete un secondo. Non dovrai ripetermelo due volte. Dove cazzo devo andare? Madonna mia, però il gioco se ti fa perdere.
Di qua? No, mannaggia la miseria, non è di qua. Guarda dove sono venuto. Prima che crolli. Volesse capire, ragazzi. Ma qualcuno mi può trovare una guida, mi fa capito cazzo devo andare, perché veramente mi sto arrabbiando. Cioè il Pre-Alien pensavo fosse una figata giocare sta campagna, invece si sta rivelando la più cessa di tutte, cazzo. Qua non devo andare perché non ci sta niente. Qua dove siamo già andati? Decide a me lui, è da Jay. Porca miseria, non è possibile. Dove devo andare? Sto guardando ovunque. Ma cioè mi fate sto gioco, mi fate capire dove cazzo devo andare? Scappa. Ma porco Giuda. Ma dove devo andare? Cioè sto sbagliando a 3 ore. Qua sotto ormai non ci passa più, è bloccato perché sani dei dritti. Vabbè, non ci posso passare più. Come fa F9? Sono morto, non trovo. Vicino alla seconda porta ci stanno 27-700 volte porte. So che cammina tranquillo, però stai per morire.
Ma ho dato paccheri ovunque prima, ma porca miseria, ma perché non me ne si è rotto? Impatto. Sistema fuoco. Grazie comunque, allenato, eh. Oh, sono andato bloccato perché vi ha due cazzo GI. Da dove sono venuto? E qua. Nemico rilevato. Ma sta colla tutto, vattene. Veloce. Si muore qua al centro di storia.
Io devo per forza fare qualcosa qui, però. Qua che devo fare, mo? Alena, dammi la mano, te prego, che devo fare qua? Mi stanno facendo girare i coglioni, Alena. Ma perché io sto a meno da 3 ore a sti cosi e non succedeva niente? Ma all'improvviso li scassa. Ma io non lo so, andare. No, lì la luce è sempre rossa. Non ho salvato, ma sono un pochino. Devo salire dove? Ah,
la colonna. Ammazzato gli umani. Ma qua dici? Eccolo qua. Non c'è sta niente però. Invece sì. Avete il pod 5, una grave perdita per le operazioni sull'LV. Anche se il pod contiene solo sistemi secondari e stanze per lo staff e attività creativa, la sua perdita fornisce una G. Non ho finito a lei. Piuttosto che aspettare un rapporto ufficiale del dottor Eisenberg, il comitato ha autorizzato la partenza immediata di una squadra investigativa classe 2 e di un analista per LV. Ah, questo praticamente è quando poi viene mandata. Siamo noi praticamente, la squadra, no, quella di, diciamo, Alien vs Predator 2. Non intendo abbandonare questo progetto. Lo scriva nel suo rapporto. Dovreste stare attento che non sia lui ad abbandonarvi, dottore. Oltre alla perdita del Pod 5, girano voci che reliquie potenzialmente preziose possano mancare dal sito Z degli scavi. Posso assicurarvi che nulla di valore è sparito sotto i miei occhi. La reliquia di cui avete sentito parlare era di poca rilevanza se paragonata ai passi da gigante che stiamo facendo grazie ai nostri studi xenomorfologici. Spero per il vostro bene che abbiate ragione, dottore. Il comitato non sarebbe felice di sapere che avete permesso a una scoperta potenzialmente importante di scapparvi dalle mani. Finito. Tu 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 tu.
Produttori cinematografici, addirittura. Addirittura. Voci, voci, tre voci stanno in stagione. E minori, tutti e minori, e minori e minori. Non c'è musica qua. No, infatti no, la musica non c'è. Pensavo facesse pure qualcosa di filmato, perché si è allontanata un po' la visuale dall'artefatto. Ah, 20th Century Fox. Niente, finisce così. Vabbè, raga, questo era Primaland Alien vs Predator 2. È concluso. Credo che dei giochi di Alien vs Predator non mi sia rimasto più nulla da fare, perché il classic... ho sbagliato, scusate. Il classic l'ho giocato. Il 2010 l'ho giocato. Questo qui l'ho giocato. E ci sta più? Saranno altri Alien vs Predator? Penso di no. Diciamo addios anche a questo. Probabilmente, ragazzi, se avete già il gioco base potete provare a cercare pure solo Primaland così, Vabbè, vi rimando come sempre ai gameplay in basso, ai miei social, sempre linkati in basso, un mega mega school. In live non mi muovete, torno subitissimo. Vediamo se ci sono altri giochi. Anzi, no, facciamo così. Vediamo adesso. Allora, Alien vs Predator giochi. No, non ne vedo altri. Vabbè.